mano si avvicina al sensore e via, l'acquisto è fatto. Basta portafogli zeppi di carte di credito e carte fedeltà, il cervello imbottito di password. La soluzione in Svezia è un microchip, pochi millimetri, iniettato sotto pelle per praticità fra il pollice e l'indice. Costa poco più di 100 euro e può essere utilizzato per registrare informazioni personali, numero di carta elettronica, tessera sanitaria e altro. Nel 2023 in Svezia potrebbero scomparire del tutto monete e banconote, sostituite per sempre da carte di credito e app di pagamento. Dal 2010 ad oggi l'utilizzo del contante è passato dal 40 al 10% e già oggi una buona parte dei commercianti di Stoccolma non accetta più il pagamento cash. Do you take cash? No cash. No cash? No cash. Ah. Thank you. Bye bye. We don't take cash. What? We don't take cash. Only card. No cash here. Sorry? Only card, no cash. No cash? Really? Per capire le ragioni di questa rivoluzione economica abbiamo incontrato il vice ministro delle finanze Per Bolund. Come avete convinto i cittadini a passare quasi interamente al pagamento elettronico? Non c'è il rischio che si sentano controllati dalle banche e dal governo? Well, actually it's been mainly market driven, so it's the customers that have requested easier payments through digital channels, but also from the banks who see also possibilities well, making more efficient services and also decreasing the costs, transferring and transporting a lot of cash in society. That requires risks and also costs. Non avete paura di cyberattacchi o dell'aumento di crimini informatici? Yeah, the cases of fraud, for example, and identity thefts have gone up some from a very low level, but still, when you look at that compared to other crimes, the overall criminality has decreased. Che benefici avete riscontrato riguardo all'evasione fiscale? It is also, of course, more difficult to hide away your cash and your money when it is in digital form, and it's easier for our authorities to also monitor the flows of capital. Ad emergere con forza tra i nuovi sistemi di pagamento digitali svedesi è Swish, un'app per il cellulare che permette il trasferimento immediato di soldi dal proprio conto corrente al conto di altri privati o aziende. È stimato che oltre il 60% degli svedesi utilizzi questo metodo di pagamento quotidianamente. Swish is functional for me. I only have cash once a year. I think in 20 years you could buy cash. Vediamo se anche in chiesa non prendono i nostri soldi cash. Vedete, anche qua in chiesa per pagare ci vuole lo Swish. Provo a pagare cash anche in una spa. I can pay cash or... No, sorry, only card. Only card. Da un parrucchiere. It's possible to pay cash. No, è in un sex store. Preferable card, but she does take cash. But... Preferably card, but she does take cash. Yeah. Okay. Non tutti gli svedesi sono favorevoli a una società priva di contanti. Björn Eriksson, ex presidente dell'Interpol, ha lanciato un movimento per la salvaguardia del cash. Why kill cash? Look upon the security area. What do we do if somebody decides to switch off this digital privatized system? It's very easy. I mean, people like Putin or somebody else could easily do it. You need some sort of official payment system that is analog that the so-called enemy can't disturb. In the good old days, you could knock down me and take my wallet. Today, you take everything I have. The third reason is that youngsters are coming to us saying, we doesn't want Big Brother to know exactly what we are doing. That's why it's always going to be cash. Un microchip sotto la pelle per dire addio a password, badge e chiavi. Si chiama biohacking ed è un tentativo di semplificare la nostra vita ed aumentare la sicurezza. Chi lo sta sperimentando può sbloccare il telefonino, aprire una porta o trasferire dati solo avvicinando la mano ad un dispositivo dotato di tecnologia NFC a radiofrequenza. Un bel sollievo per chi ha paura di dimenticare PIN, tessere o mazzi di chiave, certo. Ma una protezione serve perché i criminali informatici possono rubarci i dati anche solo avvicinando il loro smartphone al nostro quando siamo distratti. L'anno scorso software ed app dannosi hanno colpito 16 milioni di cellulari nel mondo, più 83% sull'anno prima. Oggi la sorveglianza tecnologica è dappertutto. Ma domani forse il controllo non verrà più dall'esterno.
verrà dall'interno del nostro corpo e avrà il potere di rivelare non solo chi siamo, ma tutto quello che facciamo. Il futuro della sorveglianza è già realtà nel Bahia Beach Club di Rotterdam. Questa festa non è diversa da tutte le altre, ma il club è del tutto particolare. Ospita uno scelto gruppo di VIP che si distinguono dagli altri clienti. Non devono essere identificati e possono consumare ai tavoli senza pagare. Per entrare nel club devono solo mostrare un braccio a uno scanner. E questa sera il giovane Rioni Schouten entrerà in questa elite di privilegiati. Faccio perché è molto comodo. Ti servono da bere e da mangiare al tavolo senza che tu vada a servirti al bar. Ma prima di partecipare alla festa, Rioni ha un appuntamento con un medico. Dovrà farsi impiantare nel braccio un chip elettronico chiamato identificazione a frequenza radio, o RFID. È un piccolissimo chip che trasmette un segnale radio che viene letto da uno scanner. Nel 2003 il capo del Dipartimento della Giustizia del Messico si è fatto impiantare e ha fatto impiantare a altri suoi funzionari questi microchip per accedere liberamente alle aree più sensibili. Non è ancora una prassi comune, ma il medico di Rioni ne ha già impiantati un centinaio. All'inizio avevo qualche dubbio perché introducevo dei chip in corpi giovani, sani e forti, ma oggi credo che il futuro sarà questo. Ogni microchip ha un numero. Uno scanner collegato a un database può immediatamente rivelare l'identità di quella persona e molto di più. Tecnicamente non ci sono limiti alle informazioni che il database può incamerare. Questo è l'ago con cui impianterò il chip. Il chip è poco più grande di un chicco di riso. Resterà nel corpo di Rioni per tutta la vita, o fin quando non andrà in ospedale per farlo rimuovere. Rioni deve essere anestetizzato prima dell'impianto. Il chip è impiantato pochi millimetri sotto la pelle. Se viene messo troppo vicino al muscolo, questo potrebbe danneggiarsi e, muovendo il braccio, Rioni sentirebbe il chip. Ma se tutto andrà bene, dimenticherà di averlo. Ok. Tenga la garza per qualche minuto. L'operazione è compiuta in pochi secondi. E ora comincia la festa. Mentre gli altri devono pagare all'ingresso, quando Rioni arriva, il suo nome e numero lo identificano immediatamente come un socio VIP del club. Va verso il banco dei VIP e compra un drink con il suo chip. Il Bahia Club è una rapida occhiata su un futuro non tanto lontano. Già diversi malati portano un chip con le informazioni sulla loro salute. E c'è chi pensa che tra non molto tutti avremo un chip che ci identificherà e che permetterà una nuova forma di sorveglianza. Joe Van Galen, direttore del Bahia Club, ama tenere d'occhio i suoi ospiti e in particolare i VIP impiantati. Io penso che tra 20 anni sarà una cosa normale. Penso che al momento della nascita ci verrà impiantato un chip che rimarrà nel nostro corpo per tutta la vita e che raccoglierà tutte le informazioni utili. Così, se avremo un problema, leggendo il nostro chip, sapranno chi siamo. Questi chip di identificazione sono forse solo un inizio. Quelli del futuro potranno essere abbinati alla tecnologia del GPS, che permetterà di localizzare chiunque in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Negli Stati Uniti circa 750.000 criminali sono monitorati dal GPS, grazie a congegni che diventano sempre più piccoli. Oggi l'impianto di un GPS non è disponibile, ma forse sarà solo questione di tempo e ogni criminale, forse anche ogni cittadino, avrà un chip di identificazione. The bill before me will help law enforcement to identify
to dismantle, to disrupt, and to punish terrorists before they strike. Pochi mesi dopo gli attacchi dell'11 settembre, il presidente Bush ha ordinato in segreto al governo di intercettare le telefonate di alcuni americani senza preavviso. Quasi tutte le telefonate, i fax e le email, passano attraverso una rete di satelliti. I dati digitali possono essere intercettati con parabole o satelliti spia. I soli Stati Uniti hanno più di 30.000 orecchie sparse nel mondo che ascoltano le registrazioni di un centinaio di satelliti spia. I governi ci dicono che queste tecnologie ci rendono più sicuri. Ma dove ci porteranno? Le nuove tecnologie, impianti di microchip, scansione dell'iride e riconoscimento facciale, hanno il potere di identificare chiunque abbia commesso un crimine o attraversato illegalmente un confine, ma hanno anche il potere di invadere la nostra privacy. Nel futuro mondo della sorveglianza totale, non ci sarà più un posto dove nascondersi. Can a microscopic tag be implanted in a person's body to track his every movement? There's actual discussion about that. You will rule on that, mark my words, before your tenure is over. Can brain scans be used to determine whether a person is inclined toward criminality or violent behavior? You will rule on that. And Judge, I need to know whether you will be a justice who believes that the constitutional journey must continue to speak to these consequential decisions, or that we've gone far enough in protecting against government intrusion into our autonomy, into the most personal decisions we make. Judge, that's why this is a critical moment. Called Project Jumpstart. Welcome, Mr. Walker. Glad to be here, Lori. So what is Project Jumpstart? Well, Project Jumpstart is an emergency and temporary program in the battle against COVID-19. It's a public-private partnership between my company, Apigex Systems of America, and the Department of Health and Human Services and the Department of Defense. And its purpose is to ensure that by year end, we'll have at least 100 million doses ready to inject of a vaccine or therapeutic, assuming one is available. How does the optional RFID chip work? Well, each of these devices that are injecting have the capacity to also have a small chip. What that chip does is it has the unique serial number for each dose. It is designed so that there is no counterfeiting. It's the